scioperi e opposizione, tutti d'accordo, super produzione. Stragi di Stato, il futuro l'hanno già consegnato, non ci saranno guai. Sotto controllo, l'informazione, parola d'ordine, omologazione. Qui l'aria è pesante, sa di proibizionismo, la protesta è scoppiata, qualunquismo, terra noi santi senza peccato, di mafia, di due e stragi di Stato, il futuro l'hanno già programmato, non ci saranno guai. Carceri speciali, comunità riformatori, manicomi criminali, qui sono tutti uguali, liberi di consumare, e se hai qualche problema ti puoi sempre ammazzare. Ladro e santi senza peccato, di mafia, di due e stragi di Stato, il futuro lo abbiamo rubato, ci saranno guai. Futuro lo abbiamo salvato, ci saranno guai. Il futuro non è ancora scritto, ci saranno guai. Il futuro nostro è di sicuro, ci saranno guai. Grandi rotture dei coglioni, però ce n'era uno che ormai si è quasi dileguato, torna, non torna, esce fuori dalla tana,
E ci credo, questo centro-sinistra, voi vedete che ecco te un'altra volta. E allora sta canzone che sembrava ormai vecchia, anche Sandro dice non la mettevo più nel repertorio, io dico invece no, rimettemola perché non si sa mai, ributti fuori dalla porta, arrivo di qua dalla finestra. La corte dei miracoli! Erano giorni di carestia, era la corte dei miracoli, era l'inverno e la malattia, era ordine e pulizia, era il tempio al supermercato, erano fantasmi che tornavano, era un punto surgelato, era ancora l'assalto al treno, era l'imbroglio e la rovina, ruota della fortuna, era tutto come prima. Erano i pochi, erano i tanti, era la vecchia dinastia, era piccola e feroce, era la nuova borghesia. Camicia nera mandata in lavanderia, era l'uomo dei miracoli, era di nuovo la nostalgia, era il telepredicatore, era il servo e la catena, era l'inizio della fine, era il rogo, era la pena, era ancora l'epidemia, era l'idiota, l'ideologia, era vino che diventa cieco, era ancora piazzale Loreto. Erano i pochi, erano i tanti, era la vecchia dinastia, era piccola e feroce, era la nuova borghesia. Scendeva piano, era il feudo e il federale, era Ponti dalla capitale, era il girone dei barattieri, era la ciurma da tribunale. Vuoto era vertice, era il trionfo del carnevale, era l'ingorgo dei canali e la TV era la cattedrale. Erano in tanti, era la vecchia dinastia, era piccola e feroce, era la nuova borghesia. Che il vento tristo, che il vento tristo, di morte, che il vento tristo, se la porti via, di morte, che il vento tristo, che il vento tristo. Yeah.
pensavano una sera a teatro, tutti composti, tutti fra, tutti tranquilli, nessuno che canta. Vi immaginavo tutti venuti in cravatta, giacche, fefo. Eh? Eh? È sempre la stessa storia, solo che da seduti, poi sto fatto, a me il teatro mi danno un'ansia, perché pare che stai a scivolare e caschi da un momento a un altro. È successo, a qualcuno gli è successo. C'è chi gli è toccato? San Francesco, a chi Che Guevara, a chi Elvis Presley e a chi Gesù Cristo. A me mi è toccato Joe lo strimpellatore, Joe Strummer, un grande bandito senza tempo. Uccise un presidente, ne feri altri 100, e forse fu a 20 anni, o forse 2 di meno, era con Gaetano Bresci sopra una nave lungo il Tirreno. Giocarono a 3-7, 3-7 con il morto, il terzo era un gendarme, il quarto un re. Dal fiato corto. Un tempo fu a Milano, dove si va a lavorare, c'erano tante bande, quante banche da rapinare, e forse fu per caso che con Pietro Cavallero fece la comparsa in un film in bianco e nero. Fucili e pistole di terza mano, un passaporto falso per fuggire via lontano. Una Magnum Espoo para canzoni che fanno male. Ora una nuova banda e un fazzoletto rosso e nero. Quando attacca il modello fa saltare il mondo intero. Un tempo fu un bandito, bandito senza tempo, veniva con la pioggia e se ne andava.
banditi senza tempo. Grazie. Non ve la faccio lunga con la lezione di diritto costituzionale stasera. Stasera no, insomma, vi vedo stanchi. Insomma, rischiamo di addormentarci su queste poltrone comode, sono comode, eh? Bello sto teatro, no? Eh? No, mi fa piacere venire qua, se no ci si incontra sempre in mezzo a dei campi, insomma, in mezzo a dei posti un po'. No, stasera ci piace, veramente. No, ve la faccio la lezione di diritto costituzionale. Vi dico semplicemente grazie, grazie, grazie per questa grande storia che le racconta tutte e racconta soprattutto il grande umanesimo di razza contadina, come diceva Quasimodo. A voi, alle vostre storie, ma soprattutto a quella dei sette fratelli Cervi. La pianura dei sette fratelli. C'era tempo per la paura, nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette, di pane e miele a chi li do. Sette come le note, una canzone gli canterò. Pioggia e neve e cielo, e vola e fuoco insieme al vino, e vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette, di pane e miele a chi li do. Non li darò alla guerra, all'uomo nero non li darò. C'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette fratelli, sette, di pane e miele a chi li do. Ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. Thank you.
pianura da Valle Re ai Campi Rossi. Noi ci passammo un giorno e in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi. Sette fratelli. Anche stasera, no, ti vedono questi capelli bianchi, arrivi mezzo distrutto dopo non so quante ore di viaggio, questi gli diamo l'acqua. Vabbè, un'altra storia che racconta il rapporto tra il mondo contadino e la resistenza. Questa è una storia nostra, che viene dalle parti nostre, dalle terre nostre, dalla provincia d'Ancona, da Sant'Angelo d'Arcevia. Lì avvenne uno dei più gravi eccidi compiuto dalle orde nazifascisti. Il 4 maggio del 44 vennero massacrate più di 63 persone tra partigiani e civili, e fra quest'ultimi una famiglia contadina, la famiglia Mazzarini. Anche loro, come i cervi, erano in sette, e la più piccola si chiamava Palmina e ci aveva 6 anni. All'alba del 4 di maggio arrivarono le orde assassine, in tanti e più di 2000, la peggio del terzo regime. Li guidavano i cani da guardia, la guardia dei repubblichini. In tanti e più di 2000 fili aguzzini. E all'alba, quassù sopra il monte, Sant'Angelo s'era svegliato.